Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. And we want to welcome you to this week's parasha, this week's Torah portion. E vi diamo un benvenuto alla parasha di oggi. And this week's Torah portion is called Parasha Vayikra, which means that he called. E la parasha di questa settimana si chiama Parasha Vayikra, che significa avvicinarsi ad Hashem. Egli ci ha chiamati. So the Torah portion comes from Leviticus chapter 1 verse 1 to chapter 5 verse 26. E la parasha Vayikra nella lettura della Torah di oggi verrà letta dal libro del Levitico al capitolo 1 versetti 1 fino al capitolo 5 versetto 26. And then we will get to the other ones later on before our sermon. E poi parleremo delle altre letture un po' più avanti quando saremo nella descrizione del sermone. Now we want to just open up this time in prayer. E ora vogliamo aprire questo tempo insieme in preghiera. Abba Father. Padre nostro. I want to thank you for this opportunity, the privilege to be in your presence. Ti vogliamo ringraziare per essere nella tua presenza. And we ask that you guide us. E ti chiediamo di guidarci. That everything comes out of our mouth will be from you. E che ogni cosa che viene dalla nostra bocca proviene da te. And not from our flesh. E non dalla nostra carne. In the name of Yeshua. Nel nome di Yeshua. Amen. Amen. So we will start with the hand washing ceremony, which we like to do in the mornings. Before we do anything else. Sorry. Noi inizieremo quindi come sempre con il lavaggio delle mani, che è la prima parte con cui noi iniziamo le preghiere mattutine per avvicinarci appunto ad Hashem. La Adonai haaretz umloa tevel veyoshev hava kihu al yamim yesta ve'anerot yechonecha. Mi yale bihar adonia o mi yakum bimkom kodsho. Neki chapaim uvar levav asher lo nasa lashav nafshi belo nishpa neymirma. The earth is Adonai's in the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the floods. Who shall ascend into the hill of Adonai? Or who shall stand in his holy place? He that has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. And now in Italian, dal Salmo di Davide, Salmi 24, versetti 1 fino al 4. Adonai appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi sarà nel suo santo luogo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con inganno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Nashet kirishanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Blessed are you, Adonai, our Elohim, King of the universe, who has sanctified us by your commandments and has commanded us concerning the washing of hands. I dedicate my hands to Messiah, the hope of glory, to serve him only. Beato voi Adonai, nostro Elohim, re dell'universo, che ci hai santificati mediante i suoi comandamenti e ci hai comandato riguardo al lavaggio delle mani. Dedico le mie mani al Messia, la speranza della gloria, per servire solo Lui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim.
Now we are going to pray for our offering. Adesso preghiamo per l'offerta. And as today is the first day of the first month of the biblical year. Siccome oggi è il primo giorno del primo mese dell'anno biblico. We're going to pray both for the tithes. Pregheremo sia per le decime. Also for the offering. E poi anche per l'offerta. As we dedicate ourselves to the Lord. Mentre ci dedichiamo al Signore. So we want to pray before Hashem. Quindi vogliamo pregare davanti ad Hashem. Abba Father. Abba Padre. We come before your throne. Veniamo davanti al tuo trono. To dedicate our lives to you. Per dedicare la nostra vita a te. As a living sacrifice. Come sacrificio vivente. As your ole. Come le tue ole. Your offering. La tua offerta. At the tabernacle. Al tabernacolo. Through your son Yeshua. Tramite il tuo figlio Yeshua. We have been redeemed. Siamo stati redenti. By his blood. Tramite il suo sangue. On the cross. Sulla croce. And by his redemption. E per mezzo della sua redenzione. We are free. E siamo liberi. And part of your kingdom. E parte del tuo regno. Of priests and kings and queen. Come sacerdoti. Re e regine. Of your kingdom. Del tuo regno. And freely we give to you. E liberamente diamo a te. Our lives. La nostra vita. As living sacrifice. Come sacrifici viventi. As part of this. Come parte di questo. Our offerings and tithes. Le nostre offerte, le nostre decime. Are just a small return. Sono soltanto un piccolo ritorno. To what you have given us. A quello che tu ci hai dato. Your gold, your silver. Tuo oro, tuo argento. And whatever we possess. E qualsiasi cosa che noi possediamo. Is not ours. Non è nostro. But yours. Ma tuo. So we give it all to you. Quindi diamo tutto a te. So that in your hands. Così nelle tue mani. They might be used as a blessing to others. Siano usati per benedizione agli altri. In Moshiach Yeshua. In Moshiach Yeshua. Amen. 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 Thank you, Lord. Grazie, Signore. Now we do the candle, the lighting of the candles. Adesso facciamo l'accensione delle candele. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lecha l'kner shel Shabbat. Amen. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who sanctified us by his commandment and has commanded us to be a light to nations and has given us Yeshua, the Messiah, the light of the world. Amen. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai santificato con i tuoi comandamenti e ci hai comandato di essere una luce per le nazioni e ci hai dato Gesù, Yeshua il Messia, la luce del mondo. Amen. Amen. And we will do the blessing of the cup. Adesso facciamo la benedizione della coppa. Baruch.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Blessed are you, Lord of God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Amen. Beato tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che crea il frutto della vite. Amen. Grazie, Signore. Now we bless the bread. Adesso benediciamo il pane. Ammozi lechem in haaretz. We give thanks to God for bread. Our voices rise in song together as our joyful prayer is said. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hamotzi lechem min haaretz. Amen. Blessed art thou, Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from out of the earth. Amen. Hamotzi lechem min haaretz. Rendiamo grazie a Dio per il pane. Le nostre voci si alzano in canto insieme, mentre si dice la nostra preghiera gioiosa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amozi lechem min aretz. Amen. Beato tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che produce pane dalla terra. Amen. And now we eat silently our piece of bread. Adesso mangiamo in silenzio. Now we are going to have the blessing over our wives, which is simply improvised. E ora faremo la benedizione delle mogli, che è una preghiera improvvisata. Father, I want to thank you for Gabriella, beautiful woman. You've allowed me to be by her side. You give me the privilege and honor to be her husband. Father, I ask you to bless her. I ask you to bless her mightily in everything she does. Whether she's working, whether she's resting, no matter what she's doing, may she be blessed in everything she puts her hands to. You call her to do. Father, use her mightily for your glory, and that she will be a blessing to others. I also ask, Father, in the name of Yeshua, that you will bless her as mother of many. In the name of Yeshua, amen. Grazie, Signore, per questa bellissima moglie, Gabriella, che tu mi hai dato privilegio e onore di essere suo marito. Ti chiedo, Signore, che ogni cosa che lui faccia, a cui metti mani, siano benedetti, sia sul lavoro o sul riposo. Qualsiasi cosa che lei faccia sarà benedetta e sarà per la tua gloria. Amen. E che tu la userai per benedire altri. E io ti chiedo, per favore, nel nome di Yeshua, che la renderai madre di tanti, come tu hai promesso, nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. It's beautiful to pray for each other. Bello pregare l'uno per l'altro. Now we will have the blessing of our sons. E ora
benediremo i figli maschi. Yevarecheha Adonai Veishmerecha Yair Adonai Panav Elecha Vihunecha Yisa Adonai Panav Elecha Besemlecha Besemlecha Shalom Yisimcha Elohim Kifraim Beche Minase. May the Lord bless you and keep you. May he cause his face to shine upon you. May he lift up his countenance and grant you peace. May you be as Ephraim Manasseh. May the Lord with you ever be. May he bring you home unto the land prepared for thee. May God bless you and grant you long life. May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good husbands and fathers. May he prepare holy wives for you. May the Lord protect and defend you. May his Spirit fill you with grace. May our family grow in happiness, so hear our Sabbath prayer. Amen. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Possa Egli far risplendere il suo volto su di voi. Possa Egli elevare il suo volto su di voi e concedervi pace. Possiate voi essere come Efraim e Manassa. Che il Signore sia con voi sempre. Possa Egli portarvi a casa, al paese preparato per voi. Che Dio vi benedica e vi conceda lunga vita. Il Signore possa soddisfare la nostra preghiera di sabato per voi. Che Dio faccia di voi buoni mariti e padri. Possa Egli preparare mogli santi per voi. Il Signore vi protegga e vi difenda. Possa il suo spirito riempirvi di grazia. Possa la nostra famiglia crescere nella felicità. O ascolta la nostra preghiera di sabato. Amen. Yevarechecha Adonai Veishmerecha Yael Adonai Panav Elecha Vechunecha Yisa Adonai Panav Elecha Yasem Lecha Yasem Lecha Shalom. Isimeich Elohim ki Sarah ki Rivka ki Rachel Oklea. Now we will bless our daughters. May the Lord bless you and keep you. May he cause his face to shine upon you. May he lift up his countenance and grant you peace. May you be like Ruth and like Esther. May the Lord with you ever be. May he bring you home unto the land prepared for thee. May God bless you and grant you long life. May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good mothers and wives. May he bring you a husband who will care for you. May the Lord protect and defend you. May his Spirit fill you with grace. May our family grow in happiness, so hear our Sabbath prayer. Amen. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Possa Egli far risplendere il suo volto su di voi. Possa Egli elevare il suo volto su di voi e concedervi pace. Possiate voi essere come Ruth e come Esther. Che il Signore sia con voi sempre. Possa Egli portarvi a casa, al paese preparato per voi. Che Dio vi benedica e vi conceda lunga vita. Il Signore possa soddisfare la nostra preghiera di sabato per voi. Che Dio vi faccia buone madri e mogli. Possa Egli mettervi accanto un marito che si prenderà cura di voi.
Il Signore vi protegga e vi difenda. Possa il suo spirito riempirvi di grazia. Possa la nostra famiglia crescere nella felicità. O ascolta la nostra preghiera di sabato. Amen. And now we will have the call to worship. E ora avremo la chiamata all'adorazione. Barku, which is a Torah blessing before the Torah reading. Barku, che è la benedizione della Torah prima della lettura. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach Lelam Baleinu. Bless the Lord who is to be praised. Blessed be the Lord who is praised for all eternity. Sia benedetto il Signore che è degno di lode. Benedetto sia il Signore che è degno di lode in eterno. Instead, the Torah portion this week comes from Leviticus chapter 1, verse 1 through chapter 5, verse 26. We will read the first two verses. E come abbiamo detto, la porzione di Torah di oggi proviene dal libro del Levitico, al capitolo 1, versetti 1 fino al capitolo 5, versetto 26, e noi leggeremo solo i primi due versetti iniziali. ויקרא את משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. דבר את בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן אדוני מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. Now we will have the blessing of the Torah after the reading of the Torah portion. E ora faremo la benedizione della Torah dopo la lettura della Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betocheinu Baruch ata Adonai noten hatova. We praise you, eternal God, sovereign of the universe. You have given us a Torah of truth, implanting within us eternal life. Ti lodiamo Dio eterno, sovrano dell'universo. Tu ci hai dato una Torah di verità, hai impiantato dentro di noi la vita eterna. Ti lodiamo, Dio, donatore della Torah.
Now we shall read the same Torah portion in English and then in Italian. E ora leggeremo la stessa parte della porzione di Torah sia in inglese che in italiano. And I would like to suggest to any of those who don't have it. E ora vorrei suggerire a tutti coloro che non la hanno ancora. This is only in English, of course. Questo è solo in inglese. But if you don't have it, get the complete Jewish study Bible. Ma se avete la possibilità, appunto, comprate la Complete Jewish Study Bible. Because it has everything is divided into parashas. Perché tutto, tutta la Bibbia è divisa per parashot. And it's very nice. È molto bella. Adonai called to Moshe and spoke to him from the tent of meeting. He said, speak to the people of Israel, say to them, when any of you brings an offering to Adonai, you may bring your animal offering either from the herd or from the flock. Levitico 1, versetti 1 a 2. L'Eterno chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda di convegno, dicendo, parla ai figli di Israele, di loro. Quando uno di voi porta un'offerta all'Eterno, portate come vostra offerta un animale presso dalla mandria o dal gregge. And now we shall do the Haftarah, or the prophetic portion. This comes from Isaiah chapter 43, verse 21, through chapter 44, verse 23. E ora leggeremo dalla porzione profetica Haftarah, dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetti 21, fino al capitolo 44, versetto 23. We will simply read in Hebrew. Leggeremo prima in ebraico i primi due versetti. Yeah, the first two verses. Then we'll do English and Italian. E poi leggeremo in inglese e in italiano. But first we shall do the blessing. Ma prima faremo la benedizione dell'Aftarah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binim tovim veratza bidivrehim hane'emarim be'emet. Baruch ata Adonai habocher batora uMoshe Abdo uvisrael amo, umvin bei haemet vatzadek. We praise you, eternal God, sovereign of the universe. You have called faithful prophets to speak words of truth. We praise you, O God, for the revelation of Torah, for Moses your servant and Israel your people, and for the prophets of truth and righteousness. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo. Hai chiamato profeti per parlare parole di verità. Ti lodiamo, Dio, per la rivelazione della Torah, per Mosè, tuo servitore, Israele, tua gente, e per i profeti della verità e della giustizia. Anzu yatzati li tehilati. Yesaperu veloti karata Yaakov ki yagata bi Israel. The people I formed for myself, so that they would proclaim my praise, but you haven't called on me, Yaakov, because you have grown weary of me, Israel. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi, ma tu non mi hai invocato, o Giacobbe, anzi, ti sei stancato di me, o Israele. Now we shall do the blessing of the Haftarah after the Haftarah. E ora faremo la benedizione della, della porzione profetica dell'Haftarah dopo la lettura dell'Haftarah.
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik bechol hadarot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'ose, ha'mdaber u'mkayim, shekol devarav emet v'tzadek, al ha'torah v'al ha'avodah, v'al ha'anviim, v'al yom ha'shabbat hadze, shenatata lanu Adonai Eloheinu, likdusha ve'linucha, לכבוד ותפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה, אדוני, מקדש השבת. In English. We praise you, eternal God, sovereign of the universe, the rock of all creation, the righteous one of all generations, the faithful God whose word is deed, whose every command is just and true, for the Torah, for the privilege of worship, for the prophets, and for this Shabbat day that you, our eternal God, have given us for holiness and rest, for honor and glory. We thank and praise you. May your name be praised forever by every living being. We praise you, God, for the Sabbath and its holiness. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo, rocca di tutta la creazione, il giusto di tutte le generazioni, il Dio fedele, la cui parola è compiuta, il cui ogni comando è giusto e vero, per la Torah, per il privilegio di culto, per i profeti e per questo giorno di sabato che tu, il nostro Dio eterno, ci hai dato per la santità e il riposo, per onore e gloria, ti ringraziamo e ti lodiamo. Il tuo nome sia lodato per sempre da ogni essere vivente. Noi ti lodiamo, Dio, per il sabato e la sua santità. And now we're going to read the sermon. E ora leggeremo il sermone. So, as the Rebbitzin Gavriela said before, this is Parashah Vayikra, and we're going to talk about drawing near to Hashem. Quindi, come diceva la Rebbitzin Gavriela, questa Parashah Vayikra significa avvicinarsi ad Hashem e ha chiamato. And the Vayikra means simply yes, and he called. And as we said, we read from Leviticus chapter 1, verse 1 through chapter 5, verse 26. E leggeremo dalla porzione di Torah, dal libro del Levitico, capitolo 1, versetti 1 fino al capitolo 5, versetto 26. The Haftarah, the prophetic portion, is Isaiah chapter 43, verse 21 through chapter 44, verse 23, as we said before. E come abbiamo detto prima, la porzione profetica è tratta dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetti 21 fino al capitolo 44, versetto 23. There's also Shabbat HaKodesh Haftarah. E oggi è Shabbat HaKodesh Haftarah. And that comes from Ezekiel chapter 45, verse 16 through chapter 46, verse 18. E per la porzione appunto profetica di Haftarah di oggi si aggiunge la lettura nel libro di Ezechiele al capitolo 45, versetti 16, fino al capitolo 46, versetto 18. And then there's Amaftir, which is a concluding reading, comes from Exodus chapter 12, verse 1 through 20. E poi si aggiunge appunto la porzione speciale, la lettura speciale di conclusione di Maftir dal libro dell'Esodo al capitolo 12, versetti 1 fino al versetto 20. And then finally we have the Brit Chadashah, which is the New Testament or New Covenant. E poi abbiamo in ultimo il Brit Chadashah, che è il nuovo patto, il Nuovo Testamento. We will read from Mark chapter 7, verse 1 through 20, Hebrews chapter 9, verse 1 through 28, Hebrews chapter 10, verses 1 through 18, and Hebrews 13, chapter
chapter 13, verses 10 through 16, and in Romans chapter 8, verses 1 through 13. E dal Brit Kadasha, appunto, Nuovo Patto, Nuovo Testamento, leggeremo da Marco, capitolo 7, versetti 1 fino al 30, lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetti 1 fino al versetto 28, capitolo 10, versetto 1 fino al 18, capitolo 13, versetto 10 fino al 16, e lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 1 fino al 13. So you have your homework cut out for you. You have a lot of reading to do. Quindi avete i vostri compiti per oggi e ci sono tante cose da fare quindi oggi. And it's beautiful. Ed è meraviglioso. So let's start out with the first verse of Leviticus chapter 1. The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. Quindi iniziamo dal primo versetto in Levitico capitolo 1 versetto 1. Il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda del convegno. So in last week's parasha, the Mishkan, or the tabernacle, was completed. A cloud rested over it, signifying that the divine presence had come to dwell within it. This Shabbat, there's a special reading, like we said, Exodus chapter 12, verse 1 through 20, which is added to the Torah portion, Vayikra. This special reading details basically the laws of Passover, since the festival of Passover, or Pesach, is just a couple weeks away. E nella parasha della scorsa settimana il Mishkan o tabernacolo è stato completato e la nuvola si è posata su di esso, a significare che la presenza di Hashem, la presenza divina, era venuta a dimorare al suo interno. Questo Shabbat c'è una lettura speciale tratta dall'Esodo al capitolo 12, versetto 1 fino al 20, e viene aggiunta la porzione della Torah di oggi che è Vayikra. Questa lettura speciale descrive in dettaglio le leggi della Pesach o Pasqua ebraica, la festa appunto della Pasqua ebraica, che è solo un paio di settimane di distanza da noi. So, this Sabbath or Shabbat also marks the first of the Hebrew month of Nisan. And we're not talking about the car. So, which Hashem ordained as the first month of the biblical calendar. Biblically speaking then, the new year actually begins today. So it says, the Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is to be for you the first month, the first month of your year. This is Exodus 12, verses 1 and 2. E questo sabato segna anche il primo giorno del mese ebraico di Nissan, che è il primo mese dell'anno ebraico, che Hashem ha ordinato appunto come primo mese del calendario biblico ebraico. Biblicamente parlando, quindi, il nuovo anno inizia proprio oggi. Il Signore disse a Mosè e Aaron in Egitto, questo mese sarà per voi il primo mese del vostro anno. Esodo 12, versetti 1 fino a versetto 2. So according to Jewish tradition, the Israelites received the first commandment to sanctify the new moon after being delivered from Egypt in Exodus 12, 1 through 2. So in the Hebrew reckoning of time, the month begins at the new moon. Okay, and the day begins at sunset, in keeping with the creation account in Genesis, where it says, and the evening and the morning were the first day, Genesis 1:5. E secondo la tradizione ebraica, gli israeliti ricevettero il primo comandamento di santificare il novilunio dopo essere stati liberati dall'Egitto, in Esodo capitolo 12, versetto 1 e 2. Nel calcolo ebraico del tempo, il mese inizia con la nuova luna e un giorno inizia al tramonto, secondo il racconto della creazione nel libro della Bereshit o Genesi. E la sera e la mattina furono il primo giorno, Genesi 1, versetto 5. So in having a lunar calendar, the Israelites made a solid departure from the Egyptian solar tradition of worshiping Ra, their god of the sun. Hashem made Nisan the first month of the year because it was a month in which the Jewish people were freed from slavery in Egypt. So what a great new beginning, right? So too may we remember our freedom from the slavery of sin and death through Yeshua, Jesus, the Messiah. Avendo un calendario lunare, gli Israeliti fecero un solido allontanamento dalla tradizione solare egiziana del culto di Ra. Hashem fece di Nisan il primo mese dell'anno perché era il mese in cui il popolo ebraico fu liberato dalla schiavitù in Egitto. Così anche possiamo ricordare la nostra libertà dalla schiavitù del peccato e dalla morte attraverso Yeshua,
Gesù, il Messia. So now we're going to talk about what is Vayikra and how finding a deeper a revelation of Yeshua in it. Quindi ora parleremo della Vayikra e di cosa significa trovare una rivelazione più profonda di Yeshua, il Messia. It says in Exodus 19:6, "You will be for me a kingdom of priests and a holy nation." In Esodo 19, versetto 6, leggiamo: "Sarai per me un regno di sacerdoti e una nazione santa." So the oldest name for Vayikra, which is the book of Leviticus, the third book of Moses, is Torat Kohanim, or simply the law of the priests. And it describes the temple sacrifices, functions of the priesthood or the Kohanim, and the duties of Israel as a priestly nation. Il nome più antico di Vayikra, Levitico, il terzo libro di Mosè, è Torah Kohanim, ossia legge dei sacerdoti, e descrive i sacrifici del Tempio, le funzioni del sacerdozio, Kohanim, e i doveri di Israele, la nazione sacerdotale. So Vayikra has very much a lot of information about serving Hashem, that even though there's no longer a temple or temple sacrifices, Jewish children actually begin their study of the Torah with this book. So far from being irrelevant to the New Covenant or New Testament believers, Vayikra can actually bring a deeper insight and fresh revelation that will enrich our relationship with Adonai. E Vayikra ha così tante informazioni sul servire Hashem che anche se non ci sono più un tempio e sacrifici nel tempio, i bambini ebrei iniziano lo studio della Torah proprio con questo libro. Lungi dall'essere irrilevante per i credenti della nuova alleanza o Brit Hadashah, Vayikra può portare una visione più profonda, una rivelazione che arricchirà la nostra relazione con Adonai. So moreover, also a failure to understand the spiritual principles that are behind the blood sacrifice and the substitutionary atonement makes it truly difficult to understand the significance of Yeshua's death on the cross. Inoltre, la mancanza comprensione dei principi spirituali che stanno dietro il sacrificio di sangue e l'espiazione sostitutiva rende davvero difficile comprendere il significato della morte di Yeshua sulla croce di esecuzione romana. So the significance of Yeshua's shed blood cannot fully impact our soul unless we come to understand the laws of blood sacrifices and sin offerings found in the book of Leviticus. They are foundational to understanding our faith. Il significato del sangue versato da Yeshua non può avere un impatto completo sulla nostra anima, a meno che non arriviamo a comprendere le leggi dei sacrifici di sangue e delle offerte per il peccato che si trovano nel libro del Levitico. Sono quindi fondamentali per comprendere la nostra fede. So now I'd like to talk about who can bring an offering to Adonai. Quindi ora parleremo di chi può portare un'offerta ad Adonai. In James 4, verse 8, it says, "Draw near to God, and he will draw near to you." E in Giacomo, capitolo 4, versetto 8, leggiamo, "Avvicinati a Dio, ed egli si avvicinerà a te." So chapter 1 of Vayikra deals with the various types of burnt offerings and sacrifices. In Hebrew, the offering is called a korban, which is derived from the word karov, meaning near. So the offering made a way for the person to draw near to Hashem. When we take even little small baby steps to draw near to Hashem, just like the father in the prodigal son, our Creator will see us from a long way off, from afar, and run to meet us. Adonai instructed Moses to speak to the children of Israel about bringing their offerings to Adonai. Il capitolo 1 di Vayikra tratta di vari tipi di olocausti e sacrifici. In ebraico l'offerta è chiamata korban, che deriva dalla parola karov, che significa vicino. Quindi l'offerta consentita alla persona di consentiva alla persona di avvicinarsi ad Hashem. Quando facciamo anche piccoli passi per avvicinarsi ad Hashem, proprio come il padre del figlio il prodigo, il nostro creatore ci vedrà da lontano e ci correrà incontro. Adonai ordinò a Mosè di parlare ai figli di Israele di portare le loro offerte ad Adonai. It says in Leviticus 1, verse 2, it says, "When any man," in this version of Hebrew it said, "Adam of you brings an offering to the Lord."
E in Levitico capitolo 1, versetto 2 dice: quando qualcuno di voi, Adam, porta un'offerta al Signore. The Hebrew word for man in this verse is Adam. We know that this is the root of Adama, meaning earth, ground, or even dirt. So in this context, the word Adam means not only man, but all of humankind, regardless of race or gender or anything else. E la parola ebraica per uomo in questo versetto è Adam, che è la radice di Adama, che significa terra, terreno o anche suolo. E in questo contesto la parola Adam significa non solo l'uomo, ma tutta l'umanità, indipendentemente dalla razza o dal sesso. So it says in Genesis 1:27, so God created the man, or Adam, in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. E infatti in Bereshit, Genesi capitolo 1, versetto 27, leggiamo: così Dio creò l'uomo, Adam, a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Now this shows us that it was not only a Jewish male who could bring an offering to Adonai at the tabernacle or the temple, but anyone, even a foreigner's offering, would be accepted by Hashem. Questo rivela che non era solo un maschio ebreo che poteva portare un'offerta ad Adonai, ma chiunque, anche l'offerta di uno straniero, quindi, sarebbe stata accettata da Hashem. It says in Leviticus chapter 22, verses 18 and 19, if any of you, either an Israelite or an alien living in Israel, presents a gift for a burnt offering to the Lord, either to fulfill a vow or as a freewill offering, you must present a male without defect from the cattle, sheep or goats. E in Levitico capitolo 22, versetti 18 e 19 leggiamo: se qualcuno di voi, israelita o forestiero residente in Israele, presenta al Signore un dono in olocausto o per adempiere un voto o come offerta volontaria, dovete presentare un maschio senza difetto proveniente dal bestiame, dalla pecora o dalle capre. So even a foreigner could come to the temple to pray and Hashem would hear their prayers and answer them. It says in 1 Kings chapter 8, verses 41 through 43, so that all peoples of the earth may know your name and fear you, as do your people Israel. E in Prima Re capitolo 8, versetti 41 fino al 43, sappiamo che anche uno straniero poteva venire al Tempio per pregare e Hashem ascoltava le loro preghiere e rispondeva loro. Così, proprio in questi versetti dice: affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome e ti temano, come fa il tuo popolo Israele. Peter received an incredible revelation in perceiving that in Acts chapter 10, verses 34 and 35, that God does not show favoritism but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. E in Atti 10, versetti 34 e 35, Pietro ricevette un'incredibile rivelazione nel percepire che Hashem non mostra favoritismi, ma accetta da ogni nazione colui che lo teme e fa ciò che è giusto. It says we are all created in Hashem's image, Jew and Gentile, male and female. It says in Colossians 3:11, according to the image of him who created him, where there is neither Gentile nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Messiah is all and in all. E in Colossesi 3, versetto 11, siamo tutti creati a immagine di Hashem, ebrei e gentili, maschio e femmina, a immagine di colui che lo ha creato, dove non c'è né gentile né giudeo, circonciso né incirconciso, barbaro, scita, schiavo né libero, ma il Messia è tutto e in tutto. And I'd just like to add also, if you think about it, before the Israelites came out of Egypt. Io vorrei aggiungere che se pensiamo agli israeliti che venivano fuori dalla schiavitù dell'Egitto. And were made into a people. E che venivano da Hashem formati come popolo. And chosen by Hashem, e scelti da Hashem. There was no such thing as Israelites before that time. Non esisteva nulla come israeliti
Yes, prima di quel tempo. We did have Abraham, who Hashem said, I will make you into a great nation. Sì, avevamo la parola, la promessa che era stata fatta da Hashem ad Abramo, che sarebbe da lui venuta fuori una grande nazione. But there was also Enoch, was way before the time of Moses, who was found to be a righteous man. Ma c'era un uomo che era chiamato Enoch, molto prima della presenza di Abramo, che era un uomo giusto. And Moses. E Mosè. Noah. E Noah, scusate. Who basically is the father of all nations. Che è il padre di tutte le nazioni. And he was a righteous man. E anche egli era un giusto. So if you think about it, anybody who is righteous in God's sight, in Hashem's sight, is able to be his. Quindi chiunque sia giusto nella giustizia di Hashem è suo, appartiene a lui. Now we're going to go back to what is an offering without blemish and what it means giving our best. E ora parleremo di un'offerta senza macchia, che significa dare il nostro meglio. So it says in Leviticus chapter 1 verse 3, if the offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defect or tamim. You must present it at the entrance to the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. In Levitico capitolo 1 versetto 3 leggiamo: se l'offerta è un olocausto del gregge, offri un maschio senza difetto, tamim. Devi presentarlo all'ingresso della tenda del convegno perché sia gradito al Signore. So Leviticus specifies that the burnt offering was to be without blemish. Okay, the Hebrew word for without blemish is tamim, from the word tamam, which means pure, perfect, undefiled, and whole. So on a personal application level, we can see that Hashem doesn't want the leftover tainted or blemished things or stuff that we're going to throw away anyways. E nel libro del Levitico si specifica che l'olocausto doveva essere senza macchia. La parola ebraica per senza macchia è tamim, che proviene da tamam, che significa puro, perfetto, incontaminato, integro. A livello quindi di applicazione personale, possiamo noi vedere che Hashem non vuole le cose rimanenti, i cosiddetti resti, contaminati o imperfetti, che avremmo comunque buttato via. All too often our gifts and offerings to Hashem and to others consist of what is the extra stuff. Well, we don't really want or need what is easy to give, okay? Stuff you have in your house, you realize you don't want it anymore or need it, you give it away to people. That's okay. I mean, we're not doing anything bad, but he wants the best of what we actually have. These gestures of giving what's easy to give are not sacrifices at all and can even be interpreted as an insult maybe. So when we give our leftovers or our garbage, we can be conveying the message that this is not good enough for me, but it's good enough for you. E troppo spesso i nostri doni, le cosiddette nostre offerte ad Hashem e agli altri, consistono in ciò che è extra, ciò che non vogliamo veramente o ciò che è facile da dare. E tali gesti non sono affatto sacrifici e possono anche essere interpretati come un insulto verso Hashem e verso le persone verso cui stiamo dando queste offerte. Quando diamo quindi i nostri avanzi, la cosiddetta immondizia, possiamo trasmettere quel messaggio in cui diciamo che questo non è abbastanza buono per noi, ma è abbastanza buono per voi che lo ricevete. So a sacrifice must cost us something. Even King David himself said, I will not give to God that which cost me nothing. 1 Chronicles 21:24. E un sacrificio ci deve costare qualcosa. Il re Davide disse, non darò a Dio ciò che non mi costa nulla. 1 Cronache 21:24. And so it's very evident that something must coincide with the act of sacrificing, and that something is sincere repentance, good deeds and a regeneration of the heart. These are what's important. Ultimately, it's only the Messiah, Yeshua, Jesus, as the Messianic prophecy in Malachi 3 tells us, who can actually affect such an inward change that our offerings can once again be acceptable to Hashem.
È evidente che qualcosa deve coincidere con l'atto del sacrificio, che qualcosa è pentimento sincero, buone azioni, rigenerazione del cuore. In definitiva, è solo il Messia Yeshua che indica la profezia messianica in Malachia, capitolo 3, che può influenzare un tale cambiamento interiore, che le nostre offerte possono essere nuovamente accettate da Hashem. So it says in Malachi chapter 3, verses 3 and 4, he will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness, and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord as in days gone by, as in former years. E in Malachia capitolo 3, versetti 3 e 4, leggiamo: sederà come raffinatore purificatore d'argento, purificherà i leviti e li raffinerà come oro e argento. Allora il Signore avrà uomini che porteranno offerte in rettitudine, e le offerte di Giuda e di Gerusalemme saranno gradite al Signore, come nei giorni passati, come negli anni passati. So, what is mean to be tamim or a pure sacrifice? Quindi cosa vuol dire essere tamim, un puro sacrificio? The scripture makes it very clear that Yeshua, the suffering Messiah, or the sacrificial offering, was found to be without fault, without sin, without blemish. So, for example, Pontius Pilate himself symbolically washed his hands in a basin and said, "You take him and crucify him, for I find no fault in him." John 19:6. E la scrittura rende ampiamente chiaro che Yeshua, il Messia sofferente, l'offerta sacrificale, appunto, fu trovato senza colpa, peccato o macchia. Pilato, infatti, per esempio, si lavò simbolicamente le mani in una bacinella e disse: "Prendilo e crocifiggilo, perché io non trovo colpa in lui." Yohanan, Giovanni capitolo 19, versetto 6. So a less direct but prophetic testimony of his purity perhaps comes from the inspection process for the Passover sacrifice, right? So during the time of the temple, before the Passover lamb was even killed or slain as a sacrifice and offered to Hashem, it had to be inspected for 4 days in order to make sure that it was pure and without blemish or tamim. E una testimonianza meno diretta ma profetica della sua purezza forse viene dal processo di ispezione per il sacrificio pasquale. Durante il tempo del Tempio, appunto prima che l'agnello pasquale fosse immolato come sacrificio o offerto ad Hashem, doveva essere ispezionato per 4 giorni per assicurarsi che fosse puro e senza macchia, appunto tamim. So in a similar way, before Yeshua was slain on the Passover, as the unblemished Lamb of God, of Hashem, he entered Jerusalem. He taught in the temple for 4 days in full view of all the people and religious leaders. Allo stesso modo, prima che Yeshua fosse immolato durante la Pesach, appunto la Pasqua ebraica, come agnello di Dio senza macchia, entrò a Gerusalemme e insegnò nel Tempio per 4 giorni, in piena presenza e vista, quindi in piena testimonianza del popolo e dei capi religiosi. So what is an atonement and what does it mean being reconciled to Hashem? Quindi cosa significa espiazione e cosa significa riconciliarsi con Hashem? In Isaiah 59:2 it says, "But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear." Isaia 59, versetto 2 dice: "Ma le tue iniquità ti hanno separato dal tuo Dio, i tuoi peccati ti hanno nascosto la sua faccia, perché non ascolti." So in Isaiah 59:2 it said that the Torah reveals that our sins separate us from Hashem, and that the offering, which is also called Oleh in Hebrew, which means to give up, or to go up, I mean, or blood sacrifice, is necessary to reconcile us to Him. It says, "For the life of a creature is in its blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life." Leviticus 17:11. E la Torah rivela che i nostri peccati ci separano da Hashem, come è scritto in Isaia 59, versetto 2, e che l'offerta chiamata Olè in ebraico, che significa salire,
o sacrificio di sangue è necessaria per riconciliarsi con lui, poiché la via di una creatura, la vita, scusate, di una creatura è nel sangue e ve l'ho data per fare l'espiazione per voi stessi sull'altare. È il sangue che fa espiazione per la propria vita. Levitico 17, versetto 11. So the sacrifice made atonement for one giving the offering. The word atonement in English actually comes from at one meant. And originally it meant to be at one or at harmony with someone. So behind this word is the sense of a dispute being resolved and a relationship being reconciled. Il sacrificio faceva quindi espiazione per colui che faceva l'offerta. La parola espiazione in italiano originariamente significava essere uno, in armonia con qualcuno. E dietro questa parola c'è il senso di una disputa, quindi in via di risoluzione e di una relazione riconciliata. So similar to the word atonement, the Hebrew word koper means to atone, to reconcile, or to bring back into unity persons at variance with one another. The atoning sacrifice, therefore, reestablishes a right relationship with Hashem. È simile alla parola espiazione. La parola ebraica koper significa espiare, riconciliare e oppure riportare all'unità persone in disaccordo tra loro. Il sacrificio espiatorio, quindi, ristabilisce un giusto rapporto con Hashem. So, the temple sacrifice, what does it mean? Where does this come into the temple sacrifice and the covering for sin? Quindi, che cosa significa il sacrificio del Tempio e la copertura, appunto, del peccato? So since the temple obviously in Jerusalem no longer exists and sacrifices cannot be offered, a new way of covering sin has been developed by the rabbis. According to rabbinic tradition, instead of the blood sacrifice, three things are now sufficient to cover our sins. Would that be nice if it was this easy? Teshuva, which is repentance, tzedakah, which is the giving of charity, and tefillah, which is prayer. This until we'll have the third temple. This is only until, obviously, they're going to have the third temple. Then they will start the new sacrifices again. Quindi questo solo, I'm sorry, poiché il Tempio di Gerusalemme quindi non esiste più e non si possono offrire sacrifici, i rabbini hanno sviluppato un nuovo modo di coprire il peccato. Secondo la tradizione rabbinica, invece del sacrificio di sangue, ora bastano tre cose per coprire i nostri peccati. La Teshuvah, ossia il pentimento, la tzedakah, che è la donazione, appunto le offerte della carità, e la tefilah, che sono le preghiere. Questo, dicevamo, è fino alla costruzione del terzo tempio. Da quando poi si rinizia a fare i sacrifici. When we will have again the sacrifices. And so I wish it could be that easy. Io vorrei che fosse così semplice. But what's even better is it is even simpler than that. Ma quello che vogliamo dire oggi è che è anche più semplice, è più semplice di quello che viene riconosciuto dai rabbini. Those who believe in Yeshua will be saved. Per coloro che credono in Yeshua verranno redenti, salvati. That's it. Questo è quanto. So nevertheless, Hashem's ways are not our ways. He still does require blood sacrifice, and without it, all we have is a vague hope that our names might be written in the book of life. But as I said before, when we place our faith in Yeshua's once and for all sacrifice of his own life, we have an assurance that our sins are forgiven for those who believe. Yeshua's blood not only covers our sins, it removes them completely as far as the east is from the west. E tuttavia le vie di Hashem non sono le nostre vie. Richiede ancora un sacrificio di sangue e senza di esso tutto ciò che abbiamo è una vaga speranza che i nostri nomi siano scritti nel libro della vita. Ma quando riponiamo quindi la nostra fede nel sacrificio una volta e per sempre di Yeshua, della sua stessa vita, abbiamo la certezza che i nostri peccati sono perdonati. Il sangue di Yeshua non solo copre i nostri peccati, ma li rimuove dall'est fino all'ovest. So it says in Hebrews 9:12,
He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. In Ebrei capitolo 9, versetto 12, leggiamo: non è entrato per mezzo del sangue di capre e di vitelli, ma è entrato una volta e per sempre con il proprio sangue nel luogo santissimo, ottenendo così la redenzione eterna. So Yeshua's atoning sacrifice did much more than the blood of any bulls, goats, or the ashes of a red heifer could ever do, since it can only make the penitent ritually clean, but only he is able to make the repentant sinner inwardly clean. And this is found in Hebrews chapter 9, verses 11 through 15, and chapter 10, verse 4. E il sacrificio espiatorio di Yeshua fece molto di più del sangue di tori e capre, e le ceneri della giovenca rossa non avrebbero mai potuto farlo, poiché potevano solo purificare ritualmente il penitente. Solo lui, Yeshua, può rendere interiormente puro il peccatore pentito. Come scritto in Ebrei, capitolo 9, versetti 11 fino al 15, e capitolo 10, versetto 4. What? I would like to talk about burnt offerings and being reconciled to Hashem. E ora vorrei parlare degli olocausti e della riconciliazione con Hashem. In Leviticus 1:17 it says it is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord. Levitico capitolo 1 versetto 17 dice: è un olocausto, un'oblazione, un profumo gradito al Signore. So Leviticus emphasizes that the burnt offering presented to Hashem has a pleasing aroma. In the Hebrew, the phrase is Reach Nichoach LeYahveh, meaning a satisfying aroma to Yahweh or Hashem. Now, the root of Nichoach is Nuach, which means comfort or rest. E Levitico, il libro del Levitico sottolinea che l'olocausto presentato ad Hashem ha un profumo gradevole. In ebraico la frase è Reiach Nichoach LeYahweh, un aroma quindi appagante per Hashem. La radice di Noach è Nuach, che significa appunto conforto o riposo. So, have you ever wondered how could be that the roasting flesh of one of Hashem's creatures could be a pleasing or comforting aroma to him? I mean, many people like the smell, obviously, of roasting meat, but this is not what it's about. That's not what he's getting at. He's getting at the burnt offering could only be offered to Hashem with a free and willing spirit. It was a person's heartfelt desire to be restored into the right relationship with Hashem that brings comfort to his heart, that was pleasing to his heart. The resulting reconciliation also brings rest to the soul of man. E se vi chiedete come la carne appunto arrostita, il sacrificio vivente di una delle creature di Hashem possa essere un aroma gradevole o confortante per Hashem, beh, questo olocausto può essere offerto ad Hashem solo con uno spirito libero e volenteroso. È il sincero desiderio della persona di essere ristabilito in una giusta rivelazione e relazione intima con Hashem che porta conforto al suo cuore. E la riconciliazione che ne risulta porta quindi riposo anche all'anima dell'uomo. Quindi qui non stiamo parlando di odore di carne arrostita, stiamo parlando proprio del cos'è nell'offerta dalla parte della persona che è gradevole ad Hashem. So now let's talk about living sacrifice. E quindi ora parliamo di sacrificio vivente. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Romans 12:1. Perciò vi esorto, fratelli e sorelle, in vista della misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questa è la vostra vera e propria adorazione. Romani 12, versetto 1. So as believers in Messiah Yeshua, we are to be living sacrifices. So when we freely choose to be led by His Spirit rather than submitting to the desires of our flesh, okay, it is a sweet aroma to Hashem that brings Him great pleasure and even comfort.
Every sacrifice costs something, but with it also comes a promise of a reward. Yeshua's sacrifice on the cross has brought hundreds of millions of people back into a right relationship with Hashem. He is our example of a living sacrifice. Come credenti nel Messia Yeshua dobbiamo essere offerte, quindi sacrifici viventi. E quando scegliamo liberamente di essere guidati dal suo spirito, piuttosto che sottometterci ai desideri della nostra carne, e questo è un dolce aroma per Hashem che gli procura grande piacere, persino conforto. E ogni sacrificio costa qualcosa, ma con esso arriva anche la promessa di una ricompensa. Il sacrificio di Yeshua sulla croce di esecuzione romana ha riportato centinaia di milioni di persone a un giusto rapporto con Hashem. Quindi è il nostro esempio di sacrificio vivente. Excuse me. So every sincere act of self-sacrifice for the good of another holds a promise of a future reward. And really, there's nothing to lose in offering our lives as a living sacrifice. Okay? So since Yeshua promised that in Matthew chapter 10, verse 39, he who loses his life for my sake will find it. E ogni sincero atto di sacrificio di sé per il bene di un altro contiene la promessa di una ricompensa futura. E davvero non c'è niente da perdere nell'offrire la nostra vita come sacrificio vivente, dal momento che Yeshua ha promesso che chi perde la sua vita per amor mio la troverà. Come scritto in Matteo capitolo 10 versetto 39. So in the coming near future for which is coming to this planet Earth, many who hold true to their faith in Yeshua will lose their lives in sacrifice for his name. Quindi nel futuro, appunto nell'immediato futuro, ci saranno persone che daranno la propria vita proprio nel nome di Yeshua. For who? Those who hold true to their faith. E per coloro che manterranno appunto la loro fede vera in Yeshua. Yes, and the time is coming quickly. Il tempo sta avvenendo velocemente. So as Jewish people prepare for the upcoming festival of Passover or Pesach, let's pray that this year that they will recognize Yeshua as their long-awaited Messiah. May we also draw near to Hashem with faith, hope, and love. Through the Passover Lamb, Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah. E mentre il popolo ebraico si prepara per l'imminente festa di Pesach, la Pasqua ebraica, preghiamo quindi noi tutti affinché quest'anno il popolo di Israele riconosca Yeshua come il tanto atteso Messia, Moshiach. Possiamo anche noi avvicinarci ad Hashem con fede, speranza e amore attraverso quell'agnello Pasquale, Yeshua HaMashiach, Gesù, il Messia. Now we are finished with the sermon. Thank you for listening. E abbiamo quindi terminato il sermone. Vi ringraziamo per aver ascoltato il nostro sermone. It's a little longer than usual. È un po' più lungo di quello che facciamo normalmente. But beautiful. Ma veramente bello. Now we shall continue with our remaining prayers. E ora continuiamo con le rimanenti preghiere. For those who would like to accept Yeshua as their Messiah, per coloro che vogliono ricevere Yeshua come loro Messia, we invite you to say this prayer. Vi invitiamo a recitare questa preghiera con noi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu atereh ha-Yeshua be-Meshiach Yeshua. Blessed are you, O Lord, our God, King of the universe, who has given us the way of salvation in Messiah Yeshua. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai dato la via della salvezza in Yeshua il Messia, Cristo Gesù. And if you have prayed this prayer with all of your heart, with all of your soul, with all of your might, se avete pregato questa preghiera con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con tutto il vostro con tutto il vostro essere, un po' traduce un po' strano.
We have a gift for you. Abbiamo un regalo per voi. That will be sent straight to your inbox. Che sarà mandato direttamente alla vostra email. That will help you to understand the path of redemption. Che vi aiuterà a capire la strada alla redenzione. In Moshiach Yeshua. Amen. And there is a contact link below in the description under the video. C'è un contatto appunto a cui potete scrivere proprio al di sotto di questo video. Now we will continue with Micha Mocha, which is who is like you. E ora continueremo con Micha Mocha, che significa chi è come te. Micha Mocha ba'el Madonai. Micha Mocha nedar ba'kodesh. Norate elot. O sefele, o sefele. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, Lord? There is none else. You are awesome in praise, doing wonders, O Lord. Who is like you, O Lord? Chi è come te, O Signore, tra gli dèi? Chi è come te, Signore? Non c'è nessun altro. Tu sei meraviglioso nella lode, facendo miracoli, O Signore. Chi è come te, O Signore? Now we shall do the Shema, which is the watchword of our faith. E ora pregheremo lo Shema, che è la parola d'ordine della nostra fede. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Bare, Yeshua HaMashiach, Adonai. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Blessed be his name, whose glorious kingdom is forever and ever. Yeshua the Messiah, he is Lord. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Sia benedetto il suo nome, il cui glorioso regno è per sempre. Yeshua il Messia, egli è il Signore. And now we shall close this time with the Aaronic blessing. E ora chiuderemo questo tempo con la benedizione aronica. Yevarechecha Adonai Veishmerecha Ya'er Adonai Panav Elecha Vichunecha Yisa Adonai Panav Elecha Vesem Lecha Vesem lecha shalom. Vishim Yeshua HaMashiach Tzara shalom shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace, shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore levi il suo volto su di voi, vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù, il Messia, il Principe della Pace. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And before we separate, we want to also have a time of reconciliation and of Holy Communion of Baruch Adonai. Prima di chiudere vorremmo prendere il tempo per la riconciliazione fra noi e il nostro Padre Hashem con la Aruchat Adonai, che sarebbe la Santa Cena o la Comunione.
Just take a moment to reflect on our past week and the sins that we have committed before the Lord, before each other, and ask Him for forgiveness. E prendiamo qualche minuto di raccoglimento per riflettere sulla settimana appena passata e sul nostro rapporto con Hashem e i peccati che abbiamo compiuto nelle nostre azioni, nelle nostre parole, nei nostri pensieri. E chiediamo perdono per queste azioni, pensieri o parole. While the disciples and Yeshua were sitting at the table, quindi mentre Yeshua e i suoi talmidim, i suoi discepoli erano seduti al tavolo, Yeshua took the bread and broke it, gave thanks. Yeshua prese il pane e lo ruppe e rese grazie. He said to his disciples, "Take this and eat this." E disse ai suoi discepoli, prendete questo e mangiatelo. Do this in memory of me. Fate questo in memoria di me. So, thank you. Grazie, Signore. After the supper, Yeshua took the cup and poured it. Dopo la cena, Yeshua prese la coppa e la riempì. And he passed it to his disciples. E la passò ai suoi discepoli. And said, "Take this and drink this, all of you." E disse, prendetela e bevetene tutti. This is my blood, which has been shed for the salvation of many. Questo è il mio sangue che è stato versato per la redenzione di molti. And he said, "I tell you, I will not drink the fruit of the vine." E lui disse, io non berrò da questo frutto della vite. Until I drink it again with you. Fino a quando lo berrò con voi. In the kingdom of heaven. Nel regno dei cieli. Oh, thank you. Grazie. Thank you for joining us today. Quindi vi ringraziamo per esservi uniti a noi oggi. And hopefully we can end this time with the shofar. E ora suoneremo lo shofar. Sperando bene. I want to thank everyone for your prayers during these days for the Rabbi Harel. Io voglio ringraziare tutti voi per le preghiere per il Rabbino Harel. And I want to also invite the women tomorrow, as this is our first meeting as a Havura for the women.
And it's a very important appointment. Questo sarà il nostro primo appuntamento domani. Voglio ricordare l'invito a tutte le donne per lavorare di Torah per le donne, che inizia proprio domani, domenica. E l'orario e tutti i dettagli sono appunto al di sotto di questo video, e potete contattarci senza problemi, ed è una riunione che verrà fatta online. It's going to be an online meeting, as we are going to meet both with English speakers and Italian speakers in two different meetings. So I invite you all to participate as women. It's important this time for all of us to be witnessing our faith in Yeshua and to be there when we are called, as it was for Esther. We are also called to be witnesses of our faith in Yeshua for such a time as this. Quindi vi invito come donne, così come fu come per Esther, a essere testimoni della nostra fede, così come fu per Esther, per un tempo così. Amen. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom a tutti voi.